Buongiorno, siamo al Donato di Pozzombrone, siamo in compagnia di Michele Altomini, il presidente della Fattoria della Legalità. Come è nata la sua Fattoria della Legalità? La Fattoria della Legalità era un appartamento, un luogo dove viveva il boss con la sua famiglia di un'organizzazione criminale che operava in Lombardia e che a un certo punto ha deciso di mettere su casa Isola del Piano, probabilmente per allontanarsi dai luoghi dove svolgeva attività criminali, quindi stare più tranquillo, più sereno con la sua famiglia. E questo bene poi è stato condannato, questo bene, come prevede la legge, è stato confiscato e attualmente è gestito da un'associazione che ci fa attività di educazione alla legalità. E da quando è attivo? È stato, diciamo, riattivato nel 2011 e era già, diciamo, stato assegnato negli anni precedenti al comune di Isola del Piano, però solo nel 2011 abbiamo iniziato ad operarci, appunto, a fare tutte le attività di cui ci occupiamo. Ha degli orari, quando si può visitare? No, non ha degli orari perché lavoriamo su progetti, su iniziative, e quindi per esempio durante la primavera normalmente ci facciamo attività con le scolaresche che vengono in gita, diciamo, a fare delle visite guidate, e all'interno di questi incontri raccontiamo un po' la storia del bene, ma come pretesto per parlare di mafia, far conoscere un po' che cos'è un'organizzazione criminale, quali sono i pericoli anche che insomma, ci si trova di fronte vivendo accanto a questa organizzazione. E durante l'estate invece ci facciamo campi di volontariato, attività con i ragazzi che vengono a fare dei campeggi, praticamente sono dei campeggi dove lavorano, conoscono questi temi, ma soprattutto anche si divertono. Poi ci facciamo feste, diverse altre iniziative, sempre rivolte comunque ai giovani. Grazie mille Michele. Grazie a voi.